Hold up. Buongiorno, oggi ho pensato di fare un vlog perché porteremo il piccolo dal veterinario, volevo aggiornarvi su come ci stiamo trovando con lui a dormire, eccetera, eccetera. Stiamo facendo colazione. Piccolo Brecky? Brecky? Cosa fai Brecky? Alla fine abbiamo scelto Brecky come nome, vero? Perché sei un rompino? Sei già un rompino? Sì, sì, saltellino. Sì, sì. Riccardo, ovviamente, non sei neanche alzato stanotte, vero? La mamma si alza. Il papà dorme, ma lavoro. Dopo vi racconto come abbiamo passato la nottata. Vero? Comunque, una cosa positiva è che la cacchina la fa sulla traversina. Vero? La pipì, a volte bene, a volte male. Però dai, per essere il secondo giorno, di solito lui era in giardino. Quindi non era abituato a farla nelle traversine, ma appunto nell'erbetta. Quindi per ora è bravo. Oggi lo portiamo dal veterinario perché voglio vedere se è tutto a posto. Ci controlliamo un pochino, sì. Con questo sederino puccioso, vero? Ieri notte, quindi la prima notte che era qui, c'era mia mamma che dormiva nel divano. Quindi mi ha detto che era tranquillissimo, non ha fatto un versetto, zero. Mentre ieri, forse abbiamo sbagliato anche noi perché abbiamo andato a mangiare un po' tardi e quindi era un po' attivo, e mentre stavamo guardando la TV invece era tranquillo, era seduto là per terra come sempre vicino al divano con noi. Niente, andiamo lì sopra e inizia a piangere. Aspettiamo tipo un pochino, inizia a piangere, poi faccio vabbè dai, vado a vedere cosa c'ha. Quindi scendo, gli faccio un po' di coccole, gioco un po' con lui, poi vedo che si sta tipo per addormentare, quindi torno lì sopra. Ok, dormiamo. Tu proprio stavi già quasi dormendo. Secondo me non ti ricordi neanche che è andata giù. Che era già la prima volta? Sì, la seconda non ti ho sentito. Non mi hai sentito, vabbè. Fatto sta appunto che torniamo su e dormiamo. Niente, dopo 4 ore lo sento ripiangere. Infatti alle 4 qualcosa mi ha svegliato. Perché sentivo vero? Rotturina? Vieni qua. Parliamo insieme di quanto sei rotturina o no. Tipo da quest'ora in poi diventa un angioletto, non si sente, non fa un verso, quindi non capisco perché di notte sei così una rottura. Quindi scendo e niente, volevo continuare a giocare, era molto attivo, cioè non pensavo fosse così attivo di notte. E quindi anche se io volevo dormire in divano, lui continuava a fare così sul divano perché voleva giocare. Niente, alla fine ce l'ho fatta a stancarlo un pochino con anche l'ossetto morbidoso. E quindi ho dormito un po', però dopo 2 ore si è risvegliato. Vero che ti sei risvegliato dopo solo 2 ore? Sì, mi sono risvegliato. E quindi, niente, alla fine mi sono svegliata alle 6 e ciao. E niente, quindi finiamo di fare colazione, adesso sono le 8:34, quella come vola il tempo. E alle 9 andiamo dal veterinario. Dal veterinario! E poi penso che andremo anche a comprare una pallina, perché l'ossetto è troppo grande per lui. Poi mi fa morire quando lo metto a pancia in giù, così, no, in pancia in su, che sta proprio fermo, cioè buono. Un peluche. Sì, devo solo capire come mai piange di notte e non di giorno. Che non è abituato, perché di giorno ci sei sempre. Ma io c'ero ieri notte quando sono venuta qua. Ma sono che c'era buio, Buio? No, ma c'era un po' di luce dei lampioni fuori. Vabbè. Avevo acceso la TV. Ho guardato proprio i video come tranquillizzare un cane, come tranquillizzarlo e dove farli dormire. E tutti dicevano che bisognava lasciarlo da solo, ma io non ci riesco. Per questa settimana va così. Dalla prossima, amico, anche se piangi, non mi sbatti un picchio. Cioè, il picchiato non è per me, è per i vicini. Cioè, mi dispiace che i vicini sentano... Esatto. Anche perché sono striduli i suoi urletti. Sì. Sei tu? Sei proprio tu? Fastidioso. E a volte abbaia. Però proprio abbaglietti. Io questo musetto da... Non va bene. Mi preparo velocemente. Pettinatina i capelli che vi stanno facendo un sacco. Sono stracontenta. Grazie mille. Vi leggo nei commenti. Voi asciugate il lavandino dopo che lo bagnate o no? Noi sì, ogni volta. Ok, ora possiamo andarci a vestire. Eccoci pronti per uscire. Come si sta dentro la tua borsetta? Non vedo l'ora di comprarne un'altra.
Non vedo proprio di comprartene un'altra più carina, vero? Questa forse è anche un po' piccola per lui. Voi che dite? Cioè, in realtà ci sta tranquillamente dentro, però boh. Andiamo, niente. Ciao. Diciamo che non gli piace tanto andare in macchina, vero? Poverino. Ovviamente chiuso. E poi siamo così sfigati. Niente, come avete visto, era chiuso. E abbiamo chiamato un altro veterinario e ci ha dato l'appuntamento per domani mattina alle 10. Quindi niente, oggi salta il veterinario. Però vabbè, alla fine non è che sta male. È che volevamo fare giusto una visita di controllo, no? Vero, piccolino? E volevo anche sapere un metodo, diciamo, per togliere un po' le lacrimine che gli si creano sotto gli occhi quando dorme, eccetera. Perché non sappiamo cosa utilizzare. Qua, perché ho dormito qua stanotte alla fine. E fatto sta appunto che adesso mettiamo a posto le due cosine che abbiamo comprato per pulire. E niente. Lo coccoleremo tutto il tempo, vero? Com'è stato andare nel trasportino? Mi sa che non ti è piaciuto molto. Svegliato, sembra giusto. Lo faccio come te mentre dormi, faccio anch'io così. Lui deve essere sveglio, se l'altro non dorme. Sì, certo. Lui ha svegliato me e io sveglio lui. Appena finito di mangiare, ora appunto mangiamo anche noi. E c'è... No! No! Becky? No! Mi piace mordere le tute, vero? Vero? Sì che ti piace, eh? Allora, abbiamo finito di mangiare e ora credo proprio che faremo l'ordine su Amazon di tutte le cosine che mancano per il cucciolo. Anzi, se avete siti, negozi, soprattutto di Milano ovviamente, da consigliarmi che vendono cucce super belle, particolari, eccetera, fatemelo sapere, perché ho cercato sia su Amazon che comunque in tipo le boutique per cani e non mi piacciono, cioè sono bruttine, non so. Quindi sì, adesso vediamo un attimo cosa troviamo su Amazon. Sicuramente prenderemo un recintino, perché se magari andiamo via almeno sappiamo che rimane lì tranquillo. Altre traversine e la ciotola appunto con gli orari. Adesso vi faccio vedere comunque. E niente, c'è il rompino che sta sempre sotto i nostri piedi. Preki, proviamo un po'. Vai, vai. Corri, 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 guarda. No, non è... Non è in vena di correre, forse. Vuoi fare cacca? Beh. Tutte le ciabattine? Spero di no. Becky! Becky! Corre dietro di me. Corri, corri, tu solo di te. Solo te. Corre solo con me. Vedo Becky con me, corri. Si muove. Guarda che con me corre. Vedo che con me corri. No, non c'è voglia di correre, Preki. Eccolo! Sarebbe che ha appesantito la carne. Hai mangiato troppo, ciccione? Dai, fai la popò così la raccogliamo per il veterinario. Fai un po' di cacchina, un po' di cacchina. Perché praticamente ci ha detto di portargliela domani mattina. Bella fresca. Ottimo. E non so, penso che la vorrà valutare, vedere un po' com'è. Per me è un po' mollina. Però speriamo che sia tutto a posto. Vero, Braki? Vero? Guarda che mi vuoi... Tu me le mangerai le ciabatte, vero? Io lo so che tu me le mangerai. Lo so già. Ah, sì, le lasci in giro. Figurati. Allora, un computer alla mano. Non c'è il computer, è il tuo iPad. Ah, dov'è il tuo iPad? C'è un... Allora venga qua, signor Riccardo Rompino. Era quello che abbiamo visto prima? Questo? No, questo costa pochissimo. Questo? Sì. Beh, gli danno 4 su 5. No? Buono? Allora, come vedete, c'è sia il timer per mettere l'ora in cui deve mangiare, il peso per vedere appunto quanto cibo gli stiamo dando e la musichetta per ricordare di venire a mangiare. Quindi, palline, copertina, porta cagnetto in macchina.
traversine, il recinto e il distributore automatico di cibo. Perfetto. Abbiamo trovato tutto. Siamo stati anche abbastanza veloci. E vedremo poi come saranno, se saranno carini come sembrano qua. Ora Riccardo appunto ci abbandona, lascia me e il piccolo Brachi da soli. Sei contento Brachi? Staremo solo io e te ora. Aiuto, penso che starò ancora un po' qui con lui e poi andrò di sopra a montare il video che uscirà lunedì. Ciao ciao Rompino, a dopo. Ciao. Ciao ciao. E siccome non ho dormito un picchio stanotte, penso che dormirò anch'io un pochino, un'oretta. Si è dimenticato qualcosa? Cosa ti sei dimenticato? No, sono la più pacchi per te. Che top. Niente, direi che il riposino è rimandato perché voglio vedere cosa mi è arrivato da parte di Douglas. Mi appoggio qui nelle scale. Qui, piccolino. Boom, ecco la notizia bomba che stavi aspettando. Elf Cosmetics è arrivato da Douglas. Quindi qua abbiamo tutti i prodottini di Elf. C'è un bel po' di roba. Ho visto diversi video su YouTube, però non ho ancora capito se è valido o meno. Quindi magari lo proveremo insieme uno di questi giorni. Ora vediamo un secondo. Ti piace Morphe? Pennelli. Palettona, questa è la 35V. Che bella, sembrava meno bella dalle storie e dai video degli altri. Forse secondo me non rende tanto in videocamera, perché qua ci sono diciamo dei colori perfetti per tutti i giorni e qua invece ci sono colori più particolari. Certo non è una palette super colorata, però secondo me è una palette perfetta per qualcuno che appunto si trucca sui toni neutri. Il mio setting spray preferito, in realtà preferisco quello alla pesca, che però era un'edizione limitata, non so se ci sia ancora, era tipo piccolo ed era fantastico, cioè veramente, perché aveva lo stesso spruzzo super soffuso, però aveva la profumazione di pesca, quindi adoravo. Il primer, top, questo non l'ho mai provato, ero tentata ad acquistarlo diverse volte ma non l'avevo ancora mai preso. Hai visto? Questo è un primer per gli ombretti. Poi oggi mi sono arrivate anche queste candele, raga, buonissimo questo profumo, Madagascar, bomba. Mi stai mordicchiando le chiappe per caso tu? Cosa stai combinando? Mi sono svegliata, ho fatto un bel riposino, sono le 16:41, anche piccoletto ha dormito. Io non capisco perché, se lo faccia tipo sbadatamente, ma ogni volta la pipì non riesce a farla dentro la traversina, ma sempre ai lati, cioè un po' dentro, un po' fuori. Perché? Perché Pizzo lo fa un po' dentro, un po' fuori te? Ancora un po' così e poi andiamo su a montare. Sto guardando questo nel frattempo, anche se in realtà non è che mi stia piacendo tanto, cioè la prima stagione è molto molto meglio, però vabbè, visto che l'ho iniziato voglio finirla. Non sto parlando di te, tranquillo. Gioca pure, piccoletto. In tutto ciò sto ancora cercando delle tute nude, solo che appunto non trovo mai una che dico wow, sì. Perché la cerco tipo questa, è un po' troppo scuro come colore, no? E in più non ha il cappuccio, lavorerei col cappuccio. Non ha neanche i laccetti qua. Però non è male, cioè se proprio non trovo nient'altro, forse prenderei anche lei. Forse potrebbe starci, perché per il resto mi sembra che veste anche abbastanza bene. 15 euro è onesto. Questo mi sa che è il tuo. È il mio? Bene, aperto. Mi sembra. Nonna, che bombetto gigante. Gnommi.
Sembra buono, no? Cioè, sotto l'insalata non c'è l'uovo? Perché tu non ce l'hai? Io ho messo, l'avevo aggiunto in più. Vabbè, non te l'hanno messo? Assaggialo. Ah, è qua, sì. Rimambito a mezz'ora per trovare sto uovo. Come? Sembra un po' duro il pane, forse. Madonna, ma è, cioè, non riesco. È grossissimo il pane, come fai a mordicchiarlo? Non ci sta. È tutto sporco. E niente, ora guardiamo un filmino. Ci vediamo domani, che così vi racconto come andrò dal veterinario. Come se la sta dormicchiando qua con noi. Che cute. Buonanotte. Notte. Abbiamo provato ad andare lì sopra, ma ha iniziato a piangere. Quindi dormiremo giù. Ma subito, cioè, stava dormendo. Ci siamo alzati per andare di sopra e si è svegliato. Ma come picchio fa a svegliarsi subito? Guardalo com'è felice che siamo qua. Quanto sei un maledetto. Buongiorno. Allora, in realtà non ha pianto durante la notte, vero, stando qua? Tu l'hai sentito piangere? No, però... Sì, morsicava il tappettino, a una certa ora l'avevano tolto, infatti ora ce n'è solo uno. E... chissà perché ce l'aveva con quella pettorina, ma l'ha fatto. Io mi sono già fatto un po' di skincare, mascherine idratante, scrub, e qua ho i patch occhi al cetriolo. Mentre Riccardo sta guardando a che punto è il nostro ordine di Amazon, vero? E che ore sono in tutto ciò? 7:05. Le 7:05. Presto. Ma è meglio, così possiamo fare più cose. Stanno tutti dormendo. Ho tolto le maschere, come vedete. Bambino, ti svegli? Ho fame, mi pronto, pancino. Robino, hai dormito abbastanza? Non credi? Robino. Svegliati. Mi metto a piangere come Brachia. Io faccio colazione. Bene, cosa mangi? Cosa vorresti insinuare? Che non so farlo senza di te? No, no. Non so sapere cosa mangiare. Ora ci penso. Sorpresa! Vai a rompere il papino! Dai tanti bacini! Ciao papino! Ciao. Buongiorno! Guarda come ti slinguazza! Slinguazzalo tutto! Niente, ora mi preparo il French toast e aspettiamo che anche il rompino si alza, vero? Che bordello che c'è in giro! Vabbè. E buona colazione! Io amo il French toast. Ma io già stavo passando il mocio, visto che adesso usciamo. Brachy è già qui, nella sua borsettina un po' mangiucchiata. È arrivato il corriere di Amazon, quindi appena in tempo, perché stavamo giusto per uscire. Che fortuna, per un pelo, tutto quanto. Ho fatto il tuo shopping online. Boia, Brachy, guarda! Quante robine, tutto per te! Sei felice? Ok, io sono un attimo uscita perché ora rifò le vaccinazioni e a me viene un'ansia più, mi mette veramente tristezza sentire gli urletti, quindi aspetterò qua fuori con un po' d'aria. Questa qua è la mascherina di slip di seta, per ora mi piace un sacco, respiro anche abbastanza bene, quindi non male. La lavata e si è un po' stropicciata, però vabbè, niente, aspetto qua fuori ancora un po' e poi vi faccio vedere come sta. L'ho sentito urlare anche da qua fuori. Che carino.
siamo in macchina, Riccardo si è fermato a prendere due cose al supermercato. E, beh, veterinario top, ci è piaciuto un sacco. Abbiamo speso 100 euro per microchip, iniezione e esame delle feci. Dopo mezzogiorno ci richiamerà per appunto... Vero piccolino? Per l'esito, negativo o positivo, vediamo un po' appunto come sono. E è un po' muerto, è qui che dorme. Vero piccolino, ti ha fatto la bua? Dai che poi starei bene. Poi ci ha consigliato anche il cibo. Ah cavolo, il cibo. Gli ho ricordato di prendere il cibo. Fatto sta appunto che ci è piaciuto molto perché è molto... cioè non è uno di quei medici che non si fa capire, no? Che vi spiega, questo spiegava tutto bene, ogni domanda rispondeva. E quindi top. E ci ha consigliato comunque di non lavarlo, ovviamente, anche se un bagnetto gli avrei fatto, proprio perché stava fuori prima. Mentre adesso stando a casa, cioè, mi dà un po' fastidio che vada sul divano, eccetera, un po' sporco, però vabbè, aspetterò, lo pulisco un po' con le salviette così. Poi ci ha detto che in realtà non è vero che dobbiamo aspettare per portarlo fuori, perché tutti i cani sono vaccinati, quindi non è un problema. Però boh, io non me la sento ancora, è così piccolo che... cioè veramente mi aspetto ancora un po' che si abitui. E gli abbiamo chiesto per quanto riguarda il dormire appunto la sera con noi, senza di noi, cosa fare, cosa non fare, e secondo lui, essendo un cane da compagnia, sarebbe meglio starci insieme, quindi per lui potremmo dormire anche a letto con lui. Però personalmente, adesso che non l'abbiamo ancora lavato, non credo proprio che lo porterò a letto con noi. Vero che sei un puzzone? Questo fa che non dovremmo mai farglielo, ma come è possibile? Cioè io non riesco a tenerlo così puzzone. Aspetterò ancora un po', ok, perché è piccolo piccolo, però appena posso glielo faccio, perché non è stato sempre in casa nostra, quindi ovviamente stando fuori nel giardino della famiglia appunto che l'ha avuto finora non è il massimo, vero piccolino? Poi cos'altro? Adesso mi sono dimenticata. Mi ero dimenticata di dirvi che il veterinario ci ha detto che non bisogna dargli premi. Secondo lui solo crocchette e pasti. E per appunto dirgli bravo, carezzina e bravo. Fa che ai suoi cani non dà assolutamente premi, cose, perché sennò cos'è che succede? Perché sennò si abituano. A cosa? Hanno sempre qualcosa di diverso dal loro cibo. Ah. E niente, ora vediamo i pacchi. Sono tutti per te questi pacchi. Allora, qua abbiamo tutte le traversine, sono 150, quindi veramente tante, tante, tante. Ringraziamo Amazon Prime. Amazon Prime in un giorno e via. Ah, il recinto. Eccolo qua, dai, prova ad aprirlo, vediamo com'è. Non mangiare il cartone. Ma... Bracchi. Lusso. Quella, guarda qui. Che lusso. Che casetta che c'hai. Bracchi. Ma è bellissima. Bracchi. Oh, ancora quel cartone? Metti qua davanti. Le copertine. Le dobbiamo mettere a lavare. Strafigo che ce ne sono tre. Magari vi lasciamo il link giù nell'info box se vi interessa qualcosa. Vero Bracchi? Oh, proprio ti piace il cartone? Ma poi lo lasciamo sempre in pace, secondo me, perché lo stiamo toccando. Poi c'è questa qua grigia e questo è morbide. La marroncina. Oh, il tuo portacibo! Guardalo che bello, Bracchi! Questo secondo me è super super utile, anche perché è veterinario. Ora mi vengono tutte in mente le cose che ci ha detto. Ha detto che deve mangiarlo in un minuto. Se lui in un minuto non ha finito, bisogna toglierlo, perché sennò si abitua a mangiare quando vuole. Lo apriamo, vediamo com'è. Ci sono le pile qua, con quel cacciavitino che c'avevi tu. Vai, vai, prendila, vai, prendila! Non è passato in mezzo al tavolo. Vieni, portala qui. Dai, Bracchi. Ok. Allora, schiacciando questi, tiri su il coperchio. Ce l'hai fatto a prenderla in bocchina! Malla, vai! Corri! Vai, corri più veloce! Più veloce? Sei lento! Eccolo! Con la sua pallina! Bellino! Quindi hai capito come funziona? Ovviamente sono sempre in inglese le istruzioni. Ultima cosa che abbiamo preso, se vi ricordate, è il portacagnolino in macchina. So che già fra un po' dobbiamo andare a Padova, quindi si trovo di macchina. L'abbiamo preso apposta per il viaggio. Guarda che bellino, ma anche questo con le improntine è troppo carino. Questo penso sia per tenerlo fisso. Sì. Mettilo per terra e vediamo com'è. Quindi praticamente sì, questo si lega. Questi qua si vanno a attaccare. No, che si lega? Questa è una macchina. Sì, al sedile. Sopra. Questo uno a sedile davanti e questo è su uno dietro. E qua si mette legatino il cagnolino.
Molto bello anche questo. Il materiale mi sembra anche buono. Cioè bello duro. C'è la tasca, se avete fatto qualcosa. Sì, qua ci mettiamo magari le sue robine. Perfetto, direi shopping top. Questi non so adesso dove ce li ficchiamo. Madonna. Sono un botto. Vabbè, meglio. Ok, ha capito come funziona mentre vabbè, lui mi mordicchia come sembra la felpa. Sei buchi, quindi sei pasti. Ok. Noi ne faremo 4 però. Qua si imposta il 7. Imposti ogni quanto ore vuoi che tu apri. Okay. Adesso ne facciamo un minuto così almeno vediamo che si apre. Un minuto. Okay. 7. Chiudi. Vabbè, tu avrai messo il cibo. Ok, quindi fa un minuto in teoria si deve aprire. E fare la musichetta. Fare la musichetta. Ok. Ma mi sembra molto ecco intelligente. Qua. Guarda! Papà! Tac. Niente, quindi qua avrà le sue crocchettine. E top, ora lo impostiamo ogni 4 ore. Vabbè, il prossimo posto che gli dai lo imposti. Ok. Non se lo puoi spegnere. Me la porti la pallina? No! Io voglio la pallina. Capito? Prendi la pallina. Comunque io pensavo fosse, sì dai pesiamolo, pensavo fosse più morto dopo il vaccino e tutto. Sì, è rinato. 10 minuti effetto. Vediamo quanti si piglia Antoni. Corriere. Sì, 1,160 kg. Sì. Basta, lui sta qua sopra. Sì. È arrivato questo pacco che non ho idea di cosa sia. Tutto colorato. Che cute questo brand, ecco il nome. E ecco qua invece lo Swiffer che abbiamo preso prima. E abbiamo preso ieri invece le salviette, perché al supermercato siamo andati ieri non c'erano le salviette. No, non c'era questo. E c'erano solo le salviette. Questa invece c'era un'offerta al Selunga. Ecco. E poi abbiamo preso anche la camomilla per pulire gli occhietti al cagnolino. Quanto ti curiamo? Dimmelo, eh? Quanto? Troppo? Penso che li farò vedere ora sulle storie di Instagram, quindi li avrete già visti, sicuramente. Oggi a pranzo va di patatine e hamburger di vitello. Yes. Che si è fatto fare un macinato dal macellaio, rompino anche. Volete sapere come ha fatto le patate? Ha fatto un reel su Instagram. Vediamo se l'hai cotta giusta la carne. Ok, perfetta. Quanto ti rompo da una 10 per la cottura? 18. Vedi. Guarda che sente l'odore del cibo e allora cerca di aprirlo. Quando in realtà mancano ancora 2 ore e 35 al prossimo pasto. Al tuo ultimo pasto. Al tuo ultimo pasto di oggi mancano ancora 2 ore e 35, piccolo Brachi. Purtroppo il test è, sì, il cuore è positivo, quindi dobbiamo andare in farmacia a prendere la pastiglietta da dargli. Ma vabbè, non è che sto morendo, no? Pensavo stesse bene, invece no. Abbiamo deciso che proveremo a lasciarlo da solo mentre andiamo in farmacia. Metterò il telefono da qualche parte e vediamo cosa combina. Se combina qualcosa oppure se sta tranquillo e ci aspetta. Dun dun dun. Appena usciti. Ah, tutto quel cartone sono i pacchi che mi arrivano durante la settimana. Fate conto il casino. Guardate ora, mamma mia. Eccoci. Malefico, mi ha fatto cadere l'altro telefono che lo controllava. Ma che carino quando cammina. Ma le orecchiette. Pensavo peggio, sapete? C'è proprio pochi versi così, tanto per. Passeggiatina e bam, morto. È rimasto lì finché non siamo tornati. Che cute, raga. Qua ho messo velocizzato per vedere appunto che faceva, ma dormiva. È stato bravissimo, era la prima volta che lo lasciavamo in casa da solo. Pensavo mille volte peggio, tipo che distruggeva tutto, le traversine, eccetera, invece no. Ed eccoci tornati, lui ha fatto finta di dormire e via. La farmacia non aveva la medicina purtroppo, quindi l'abbiamo ordinata per lunedì. E niente, ora penso che staremo un po' qua
In realtà io devo finire di montare un video. Piccolino! Sei proprio un bravo cagnolino. Siamo andati al supermercato, abbiamo fatto una mini spesa perché oggi volevamo fare il guacamole. E ho preso anche queste salviettine per gli occhietti e musetto. E siamo stati via un'ora e lui è rimasto sempre immobile. Abbiamo fatto di nuovo il video per vedere cosa combinava e ha dormito tutto il tempo. Quanto sei bravino! Sei stato bravissimo! Sì, sì, proprio bravo. Solo che adesso dormiamo tutto il giorno, non immagino stasera cosa combinerà. Vero pallino di pelo? Sì, qua abbiamo preso un po' di insalatine, un altro olio, perché l'olio che abbiamo non mi piace per niente, questo dovrebbe essere più delicato, se mette a fuoco. Vedremo se mi piacerà, perché è troppo pesante, non mi piacciono le insalate. E Riccardo si è preso il gelato, senza pensare a me, perché ha preso il burro di nocciole, che a me non piace. Ti ho chiesto. Vabbè, come dirti no, non prenderlo. Lime per il guacamole. Io mi sono presa una mozzarellina perché voglio fare mozzarella e pomodorini. E questi qua che mi piacciono assai assai assai, sempre con le insalate. Calogno per il guacamole. Abbiamo ripreso questi. Pane integrale per i pasta. Strano ma vero, sembra che siano decenti questi avvocati. Infatti ma solo io. Per una volta, raga, di solito sono sempre tipo con i filamenti o marci. Che bisogna farli maturare. Ormai sei un pollice verde. Alla fine è super semplice fare il guacamole. Un po' di lime, un po' di pepe, un po' di sale. Ora mettiamo anche i pomodorini. Sì, prima faccio questo. Sì. E ta-da-da-da, guacamole pronta, sembra veramente veramente good. E come tacos, tortillas, abbiamo preso queste qua tonde, che ora il rompinapera è caduto. Cin cin. Cin cin. Buonissimo. Per lui guacamole e salmone, io invece mi sono messa il Philadelphia greco che ho preso prima. E una spruzzatina di limone. Io amo il salmone. Mia nonna me lo faceva con il burro. Quelle tartine sono buonissime. Però anche così non è male. Hai visto? Sono passate 4 orette. Ora della pappa. Si è svegliato proprio con la canzoncina, vero? Ti sei svegliato proprio per la pappa tu? Ti sei appena svegliato, giustamente. L'ultimo pastino. Ora c'è momento coccole che durerà tutta la sera, vero? Sì, sì, momento coccole, che bello. E niente, quindi ne approfitto per augurarvi buonanotte, grazie per questa compagnia durante questi 2 giorni, vero? Se vi piace magari potremmo rifarlo. Quindi niente, questo era tutto, vi ciao. Ciao, ciao amici youtubiani. Di ciao Rompino. Ciao. Prossimo video. Bye bye. Oh, non cadere, eh. Ribuongiorno. Lo so che io ho detto che ieri sera sarebbe stato l'ultima clip. Però siccome stanotte l'abbiamo fatto dormire in un altro modo ancora. Ehi, volevo dirvi com'è andata. Ovvero, l'abbiamo messo nel recintino di sopra, quindi in camera con noi. Cosa c'è? Cosa vuoi? Rotturino, cosa c'è? Mi lasci in pace un attimo. Allora, dicevamo, posso parlare con i miei amici o vuoi parlare te? Non so, protagonista, protagonista. Che l'avevamo messo nel recinto in camera nostra, vicino a noi. All'inizio ha pianto un pochino, poi si è fatto una ragione e si è messo a dormire. Dopodiché, no. Dopodiché alle 4 si è svegliato purtroppo, vero? Alle 4 qualcosa e continuava a piangere, a abbaiare e siccome appunto non voglio rompere ai nostri vicini ho detto vabbè, lo porto giù. Quindi sono venuta giù, sono stata qua un po' a giocare con lui, poi è cascato. Ciao! Sono stata un po' qua giù con lui, poi ho cercato di dormire ma continuava a piangere perché voleva giocare e quindi non volevo più giocare perché comunque, cioè... erano le 4:30 di notte,
Madonna, che brufolazzo da qui. Niente, fatto sta che l'ho messo giù perché appunto non volevo più giocare con lui. Cosa fa? Inizia a mangiucchiarsi le traversine. Il nervoso, perché comunque digli no, però poi tanto più dici no, più lui si diverte e lo fa. E quindi niente, alla fine gli ho messo giù questo qua che uso per appunto tenerlo sul divano. Si è un po' steso e si è messo a dormire. Sì, dobbiamo capire una soluzione migliore anche per questa, perché comunque si sveglia sempre alle 4. Spero che si abitui nei prossimi giorni, vi terremo aggiornati, vediamo un po' come va. Però fa proprio degli urletti fastidiosi di notte, cioè non è che gli ci fa... No, fa proprio... Già meglio però che non mi è svegliato alle 2, eh? Stiamo facendo piccoli piccoli progressi.